prova con la ripresa 4K del nostro nuovo iPhone 6S in prova su NextNet.it. Qui passiamo da un esterno con un diverso grado di illuminazione ad un interno, una vetrina in realtà di negozi di miniature su giocattoli, che ha una particolarità: si tratta di una serie di oggetti posti su un piano ad una diversa distanza che mettono a dura prova le capacità di focalizzazione della nuova camera di iPhone 6S. Come vedete, stiamo inquadrando dei soggetti posti su diversi piani senza nessuna forzatura del fuoco per verificare come il telefono si adatta ai diversi piani di fuoco. In questo caso, come vedete, il telefono ha bisogno di un leggero tocco per focalizzare gli oggetti che dobbiamo inquadrare. Ecco, in questo caso abbiamo un primissimo piano, oppure scorrendo ancora un oggetto ancora più vicino. Eccolo qua, che viene perfettamente messo a fuoco rispetto allo sfondo. E questa è anche la velocità di messa a fuoco di oggetti vicini e lontani da parte di iPhone 6S.